Marco Zacchera, 58 anni, professione commercialista, deputato del Popolo della Libertà e sindaco di Verbania dall'8 giugno dell'anno scorso. Ecco, iniziamo proprio dal doppio incarico. Nei giorni scorsi la giunta per le elezioni della Camera ha dato via libera a lei e ad altri 11 deputati che sono anche sindaci o presidenti di provincia. In questi primi mesi di governo, cittadino, ha avuto dei ripensamenti o è sempre convinto che sia la cosa migliore per Verbania? Beh, innanzitutto molti auguri alla vostra emittente, visto che è la prima volta che ci vediamo. Fare deputato è pesante, nel senso che bisogna essere presenti a Roma, nel mese di dicembre un 200% delle presenze, anche questo mese di gennaio, tranne una volta a Strasburgo. Però ritengo che sia utile, utile per la città perché si possono avere dei buoni contatti. Cito per esempio le ferrovie per un problema di queste ultime settimane. È un compito impegnativo, ma ripeto, utile per la città. Però a parte i due giorni a Roma, io sabato e domenica compreso, vivo praticamente nel mio ufficio qui a Palazzo di Città e quindi ritengo di poter dare sufficientemente alla mia città il tempo e le attenzioni che sono necessarie. Che ci si stanchi è vero, però fare sindaco è la più bella esperienza politica che abbia mai avuto, nel senso che si riesce a incidere sul futuro della città e questo è il mio obiettivo. Confermo quello che ho detto in campagna elettorale, per me è un restituire alla città quello che mi è stato dato in questi anni. Ecco, da libero bus a più bus. Dal 1 maggio gli autobus non saranno più gratis ma scontati. Si pagheranno 30 centesimi a biglietto, 50 euro per l'abbonamento annuale, terza età esente e aumento delle corse anche in zone non attualmente servite. Lei sostiene che serve per capire quanti sono gli utenti reali dei bus. L'ex sindaco Zanotti parla di una inutile complicazione burocratica. Al di là dei contenuti delle iniziative, perché da libero bus a più bus le scelte dell'amministrazione vengono effettuate senza un'analisi sul campo dei reali bisogni di trasporto pubblico dei cittadini? Risposta è esattamente il contrario. Allora, innanzitutto io prego gli ascoltatori di andare a leggere bene la proposta, che è molto lunga e quindi se qui se no sarebbe più lunga dell'intervista. Basta entrare sul sito del comune, si clicca e si legge. E vedrete che quindi le cose sono abbastanza complicate, ma è proprio per questo che si arriva a proporre un cambiamento del libero bus, che dopo 3 anni di esperimento, anche quello è un esperimento, ha dei limiti perché sta costando una cifra veramente molto pesante alla città, senza riuscire bene a capire quanti siano le persone che effettivamente lo usano. Noi quest'anno spenderemo addirittura di più per l'autobus, però alla fine avremo dei dati certi e sulla base dei dati certi riusciremo quindi a decidere cosa sia meglio fare. Penso che circa l'80% dei verbanesi continui a non usare l'autobus, purtroppo. E allora più bus, perché noi diamo più linee, cioè per un anno noi diamo un servizio ottimale. Un autobus in centro ogni 15 minuti, 7 minuti e mezzo di attesa, dalle 7 del mattino alle 7 di sera. È veramente una grossa offerta per il, diciamo, il pubblico verbanese. Aderite, invitiamo tutti a partecipare, a usare l'autobus e alla fine facciamo dei conti. Non dobbiamo dimenticare che oltre 650.000 euro costa il servizio autobus a Verbania. Con quella somma teoricamente potremmo fare tantissime altre cose, sempre in carattere sociale. Forse alla fine sarà una via di mezzo il risultato finale, ma abbiamo dei numeri che ci potranno dire appunto quali potranno essere le scelte migliori. Alla fine avete dato via libera al progetto di teatro dell'architetto Perez Arroyo, scelto dalla Giunta Zanotti, ma spostato da Piazza Fratelli Bandiera alla zona dell'arena di Villa Maioni. Quindi era solo un problema di ubicazione o, come evidenziato in campagna elettorale dalle forze di centrodestra che la sostengono, anche di costi? E allora quanto costerà in più la costruzione ed esiste un'analisi della sostenibilità dei futuri costi di gestione o avete sposato quella già effettuata in passato dalla precedente giunta? L'altro ieri ero a Bregenz, sul lago di Costanza. Invito tutti i verbanesi che passano da quelle parti ad andare a vedere come hanno realizzato l'arena e collegato un teatro cittadino sul lungo lago. Se noi riuscissimo a fare una cosa simile, avremmo fatto fare un salto in avanti incredibile a Verbania. Oggi tutta l'Austria va a Bregenz d'estate a vedere il festival sul lago. È un nostro obiettivo, là è una struttura più grossa della nostra, noi la dovremmo fare più piccola perché dobbiamo contenere i costi. Il nostro obiettivo è di non spendere di più, ma con quella spesa del teatro di portarlo vicino al lago e di riqualificare tutta l'area dell'arena, avendo quindi una superficie scoperta verso il lago, l'arena, e una parte coperta, diciamo più a monte, per il teatro e i suoi servizi. I costi di gestione sono importanti, ma se noi abbiamo due strutture diverse attaccate insieme con un solo centro, diciamo, di gestione della struttura, avremo sicuramente dei risparmi. E in secondo luogo dobbiamo ribaltare il problema. Una realtà che diventa turistica e non soltanto teatrale, a quel punto attrae verso Verbania dei fondi e non soltanto la spesa quindi della gestione, diciamo, teatrale o dell'arena. Quindi, ma di questo lo vedremo
con i cittadini nel dettaglio appena avremo tutti i progetti definiti. Rimane comunque il diritto d'autore di Arroyo, quindi le strutture del teatro non possono cambiare integralmente, assolutamente andremo contro la legge, verranno però modificate per inserirli in quelle che sono le realtà logistiche, diciamo così, della rete. Ecco, a proposito, parlava di Bregenz e del lago di Costanza. La sua giunta ha autoproclamato Verbania capitale europea dei laghi. Al di là della battuta, se appunto avete contattato, già avvisato Como, Ginevra, Lugano e Lucerna, con quali eventi ed opere, al di là appunto si parlava adesso del teatro, pensa di far meritare alla città il titolo di capitale europea dei laghi? Innanzitutto noi abbiamo depositato tutti questi marchi, stiamo iniziando un contatto con circa 500 realtà di laghi europei. Questi sono i numeri che si sta lavorando sott'acqua, perché non bisogna raccontare queste cose prima di farlo. Le mettiamo in rete e cominciamo a contattarci. E che cosa vogliamo offrire? In preparazione al nuovo teatro, tutta una serie di eventi che vedrete già quest'estate, che costano soldi, ma secondo me sono degli investimenti credibili, che possano portare attenzione alla nostra città. E intanto mettere insieme dei progetti europei, le leggi ci sono, che proprio mettendo in rete città sul lago di diverse nazioni europee porta a degli autofinanziamenti che sono importanti anche in vista del teatro. Queste cose le dico con molta serenità, perché poi abbiamo davanti due strade: o le diciamo prima e poi possiamo essere smentiti, o prima le facciamo e poi le diciamo. Però se non lo diciamo siamo accusati di non fare. Abbiate pazienza, vedete in questo mandato amministrativo, ma già quest'anno, vedete delle cose qui a Verbania molto significative.